Sono lieto di essere qua a presentare questa conferenza. Mi chiamo Lorenzo Ferenzi e sto frequentando il liceo scientifico. Questa conferenza, diciamo, è incentrata sulla meccanica quantistica. Non andremo a trattare argomenti molto approfonditi, faremo una sorta di introduzione, daremo delle basi, possiamo dire, potremmo anche accendere una scintilla di passione verso coloro che in futuro potranno essere interessati a questa branca della fisica, possiamo dire. Ho qui accanto il professor Battiston, Roberto Battiston, professore ordinario dell'Università degli Studi di Trento e vice responsabile del progetto MS02, che si propone l'obiettivo di studiare l'antimateria e la materia oscura, che sono due importanti quesiti che la scienza contemporanea si sta ponendo. E per l'appunto, per farla breve, do subito la parola a Battiston, che andrà a esporre questa conferenza. Grazie mille per essere qua. Dunque, questa è una conferenza in cui ci sarà molta musica, e il motivo lo capirete piano piano, mano a mano che andiamo nel corso della presentazione. Questa è una conferenza pensata per chi non ne sa nulla, per cui dobbiamo prendere alcune persone che conoscono fin troppo bene quello di cui vado a parlare, prenderle, accompagnarle all'uscita, ma non faremo così. Mi perdoneranno se alcuni dei concetti che racconto per loro sono familiari. Nei primi decenni del Novecento, il secolo scorso, parliamo di ieri, lo studio della struttura dell'atomo, queste cose di cui siamo fatti noi, portò dei risultati che non si riuscivano a spiegare con la meccanica classica di Newton. La meccanica di Newton, che è una scienza meravigliosa su cui è basato praticamente tutto quello che noi conosciamo oggi della fisica contemporanea, anche la parte quantistica per certi versi, descriveva l'atomo in analogia con quello che era il sistema solare. Quindi vediamo come è fatto un sistema solare e vediamo come corrispondentemente è descrivibile un atomo in termini classici. Diamo il tempo al software di caricare. Ecco che arriva. Allora, in termini classici l'atomo ha al centro una particella carica che è un protone, carico positivo, e se io creo un elettrone in un posto, diciamo, nelle sue vicinanze, lui subisce una forza, che si dovrebbe anche poter mostrare, ecco, una forza che punta sempre verso il centro, perché l'elettrone è negativo e il protone è positivo, che è più grande quando l'elettrone è vicino, vedete queste frecce che si allungano, è più piccolo quando è lontano, e gli fa fare delle orbite. Notate che l'orbita che io gli sto creando è un'orbita qualsiasi, in un punto qualsiasi lo metto intorno al protone, se metto le condizioni opportune, parte un'orbita con delle caratteristiche specifiche. Pensiamo ai nostri pianeti intorno al Sole: Terra, Marte, Venere, Giove, sono a distanze dal Sole che non hanno niente di particolare rispetto agli altri, sono per caso nati lì raccogliendo la polvere della nebulosa da cui sono nati, potevano essere un pochino più vicini, un pochino più lontani. Lo stesso per delle cariche elettriche di cui è fatto l'atomo. Questo era quello che la logica, dopo qualche secolo di fisica newtoniana, avrebbe imposto nella descrizione dell'atomo. Ma qual è il problema? Scusate. Il problema è che la fisica sperimentale
degli inizi del secolo scorso non dava questa indicazione sulla struttura atomica. E questa è una cosa che è talmente facile da vedere che potete farla anche in cucina. Prendete un pizzico di sale da cucina, mettete sulla fiamma a bruciare, gli atomi si scaldano, emettono luce e la luce del sale, del sodio nel sale da cucina, è tipicamente gialla, non è rossa, non è blu. Perché è importante il colore? Beh, perché la luce che viene emessa da un atomo è legata ai cambiamenti di energia che ha l'elettrone attorno al protone o al nucleo. I salti più grandi, se uno va dalle energie più alte a energie più basse, sono luce più violetta. I salti più piccoli corrispondono a luce più rossastra. Poi c'è anche una luce invisibile, i raggi X, che sempre corrisponde a dei particolari salti all'interno dell'atomo. Per cui se io avessi un sistema solare, prendo la Terra a sposto di un millimetro, la lontana di un metro, gioco con i pianeti, lo stesso, in questo caso emetterei onde gravitazionali, nel caso della luce, spostare un elettrone nella sua orbita vuol dire fargli perdere, guadagnare energia, quando perde energia emette un fotone di luce di un certo colore. Ma se fosse così, gli atomi scaldati dovrebbero emettere tutti i colori dell'arcobaleno. Gli atomi scaldati non emettono tutti i colori, emettono solo alcuni colori. Il sodio emette il giallo, il mercurio delle lampade mercurio emette un po' di rosso, un po' di infrarosso, un po' di giallo e quando li vedete ma anche un po' di ultravioletto, ma solo alcuni colori. Per non parlare dell'elio, dell'idrogeno, solo alcuni colori. Quando vediamo l'arcobaleno che vediamo nel cielo è perché abbiamo tanti atomi di tante molecole diverse, messi tutti quanti assieme, ciascuno emette il suo colore e vediamo uno spettro continuo. Ma ogni singolo atomo è solo capace di dire poche parole, qualche colore e niente di più. Come si mettono assieme questi comportamenti così radicalmente agli antipodi, fra la continuità di un sistema solare in miniatura e la discontinuità del colore che gli atomi emettono. È un problema molto serio. La domanda è perché gli atomi emettono e assorbono solo luce di colore, energia ben precisa. Andiamo a vedere questa cosa. Qui ci dovrebbe, si vedono queste orbite? Benissimo, allora pensate al protone al centro di ogni atomo e all'elettrone, uno solo che gli gira attorno. Qua ci sono, non si vedono benissimo, tante orbite segmentate, c'è la prima, la seconda, la terza. Io adesso quello che faccio è eccito l'elettrone dalla prima alla seconda orbita. Gli do 10 elettronvolt, un po' di energia in certe unità, e lui è saltato a fare un giro più grande. Adesso lo eccito sulla terza orbita, con altra energia, e adesso lo faccio cadere dalla terza alla seconda. Ha emesso un fotone rosso. Adesso lo eccito dalla seconda alla quarta orbita, e adesso lo faccio scendere dalla quarta alla terza. Emette un fotone anche in questo caso rosso, ma se lo riecito alla quarta e lo faccio cadere alla seconda, il fotone, non l'ho visto, era di un colore azzurro. Questo è quello che accade dentro gli atomi veri. La domanda è, ma come mai le orbite sono discrete a gradini, a salti? Non c'era nessun motivo affinché ciò fosse, partendo dalla meccanica di Newton, e questo creò non pochi grattacapi ai fisici di quel tempo. Niels Bohr nel 1915 risponde a questo problema trovando una bella formula matematica che risponde alla domanda in termini numerici ma non spiega il perché, come spesso accade, si chiama fenomenologia. Io ho una serie di dati belli, ordinati, ci penso sopra, ci attacco una formula che era molto semplice, era 1 su n, c'era i numeri interi, e riuscì a spiegare che esistevano dei livelli energetici chiamati 1, 2, 3, più è basso il numero, più è vicino, più è profondamente legato, come se fosse il mercurio del Sole rispetto a Venere, rispetto a Marte, e solo queste orbite
potevano essere occupate e i salti fra l'una e l'altra corrispondevano a quelle missioni. Ma perché solo queste orbite possono essere occupate? La domanda essenziale rimaneva non risposta. La formuletta di Bohr, la formulona di Bohr, perché certamente fu un lavoro importantissimo, dava i risultati numerici ma non dava il perché, e tra l'altro applicata ad atomi un po' più pesanti, l'elio, il carbonio, non dava nessun risultato significativo, solo per l'idrogeno funzionava. Quindi era un'illuminazione, un'idea, un suggerimento, ma non riusciva ad andare oltre a questo. In quel periodo ci furono dei signori, il signor Pasken, il signor Lyman, il signor Balmer, dei fisici piuttosto noti, che passavano il loro tempo in laboratorio a studiare questi salti. Balmer aveva la vita facile perché studiava i salti fra le energie più alte e l'energia N uguale a 2, e guarda caso corrispondono i colori del visibile, quindi sostanzialmente il sodio che è giallo, il mercurio che ha delle linee visibili, è relativamente facile vedere le diversi colori addirittura con gli occhi propri, se non con degli strumenti opportuni. La vita per Lyman e per Pasken era un po' più difficile, perché lavorando Lyman su salti più grandi, quindi energia più grande, dovette andare a fare strumenti per ultravioletto, che non lo vediamo, ma gli strumenti lo possono vedere, e li vide che c'erano queste cose discrete, come Pasken nell'infrarosso vedeva, aveva bisogno di un altro strumento per mettere in evidenza i salti con un'energia minore, con N uguale a 3. Il modello di Bohr spiegava questo, ma solo per l'atomo di idrogeno, e non bastava. Infatti era un modello e come tale non rispondeva alla domanda fondamentale: perché Newton ha torto? Perché intorno a un atomo, a tutti gli atomi di cui siamo fatti? Se ti vai a sedere, forse, perché se ti vedo così girato mi viene mal di testa anche a me. Tutti gli atomi hanno questo comportamento così anomalo. Allora, se andiamo a vedere il lavoro di Mendeleev, un signore che era vissuto molto prima, nel 1870 lui fece, in quegli anni fece la tabella degli elementi, era un chimico, sapete che fa fisici e chimici sempre come cani e gatti, cioè quindi era un metodico, preciso ordinatore di proprietà raccolte per i vari elementi, e li mise in questa tabella che probabilmente tutti voi avete visto, perché la impariamo a scuola, perché è un pezzo fondamentale, e ha una forma veramente molto strana. Quando arriva, la vedremo, con questi corni, vi ricordate i corni? E poi scende giù, ha delle linee continue, e poi via via che gli atomi diventano più pesanti, diciamo, si struttura in modo leggermente diverso. Ma questi corni, questi vuoti, non è che era un vezzo artistico del signor Mendeleev, è che lui, per dare un senso alle proprietà degli atomi e le similitudini e le differenze, si trovò obbligato a incasellarli in un certo modo, senza sapere il perché, e mise l'idrogeno da una parte, il primo, e l'elio dalla parte opposta, per poi poter ricominciare con il litio sotto l'idrogeno. Il berillio lo mise vicino al litio, poi un buco gigantesco, boro, carbonio, azoto, ossigeno, fluoro, al neon si torna a caporiga, come con la macchina da scrivere, e si continua col sodio e col magnesio, entrambi sotto il berillio, poi un buco. Quando si arriva all'argon, capopagina, potassio, calcio, ma poi si continua, scandio, titanio e così via. Ma che stranissima forma! Ma chi gliel'ha data questo tipo di forma? Sono le proprietà chimiche di questi atomi, quelli che assomigliano ai metalli, quelli che sono i gas nobili, quelli che hanno proprietà che via via nei secoli sono state riconosciute di vari materiali. Lui per primo li mise in ordine in questa incredibile, stranissima tabella, senza sapere quello che faceva nel 1870. Allora andiamo a vedere l'atomo di idrogeno, questo potente microscopio moderno, che non era disponibile al signor Mendeleev, ci permette di vedere sia il nucleo, eccolo che arriva, il protone, e poi saltando di 5 ordini di grandezza, sia il nucleo, che diventa ormai un punto invisibile, circondato dal suo elettroncino che gli gira attorno. Fin qua niente di strano. Sapete che gli atomi sono vuoti, noi siamo fatti di niente, tanto vuoto e qualche protone e qualche elettrone qua e là,
però siamo incapaci di spenetrare in noi stessi perché ci sono delle proprietà particolari che tengono gli atomi bene assieme, ma noi siamo fatti sostanzialmente di vuoto. Benissimo, guardate lo spettro dell'idrogeno. Questo elettrone può essere, qui manca un pezzo del, scusate, mi manca un pezzo dell'oggetto, vediamo se me lo mostra al secondo, eccolo qua, questo elettrone può essere messo in diversi livelli energetici, l'avete visto da prima, e adesso io, a seconda di come lo... qui non si può muovere, benissimo, può essere, adesso in questa condizione qui è nel livello più basso chiamato S e ha un'energia di legame, cioè per poterlo strappare da lì e portarlo via lontano, devo dargli 10 in queste unità che si chiamano electron volt e l'energia che serve a portarlo via, a strapparlo dal protone. Va bene, andiamo a vedere l'idrogeno come fa, l'elio come è fatto. L'elio ha due, carica 2, ha due elettroni, ma guardate che strani, stanno esattamente sulla stessa orbita e vanno uno opposto all'altro. Che strana abitudine, non si scontrano? Non si scontrano, ce la fanno andare avanti per sempre. Guardate cosa è successo a questi qua, stanno entrambi su questa chiamata orbitale S, occupano lo stesso spazio e hanno un'energia più bassa di 10 elettron, sono più legati. L'elio a carica 2 ha un campo elettrico più forte, li tira dentro più forte, e per portarli via dovrei dargli circa 12 o 13 elettron volt. Benissimo, andiamo sul litio, il terzo. Oibò, il litio si va a capo, ricomincia da capo, mette un terzo elettrone, messo in giallo semplicemente per distinguerlo dagli altri, e lo mette su un altro orbitale chiamato S, debolmente legato, vedete che qui è meno legato di 10 elettron volt, saranno 5 o 6 o 4, è più facile strapparlo, mentre sotto i due elettroni più vicini sono comunque sulla stessa orbita. Per curiosità andiamo a vedere il nucleo del litio come è fatto, ingrandiamo, ed è sto bitorzoluto oggetto, perché il litio deve avere 3 protoni, ma c'ha anche 3 neutroni che creano il nucleo. Sapete che i protoni e i neutroni messi assieme ti tengono fortemente attaccati e i neutroni aiutano i protoni che altrimenti si respingerebbero a stare incollati con la forza nucleare e formare sto nocciolo duro e piccolissimo. Benissimo, già litio è una bella complessità. Ce n'ha due che stanno su un'orbita S interna, poi un salto, poi ce n'è uno che sta sull'orbita S esterna. Forse mi sapete prevedere cosa c'è qui, berillio. Ne ha messi due anche sulla seconda orbita S esterna. Continuiamo, siamo incuriositi, andiamo sul boro, che curiosamente è questo grandissimo buco. Se lo prende. Oh, il boro fa una cosa curiosa. Oltre ad avere 4 elettroni in due orbitali S, ne ha uno sull'orbitale P. Tra l'altro, guardate l'incredibile spettro dei possibili salti che mano a mano che io aggiungo elettroni possono essere fatti. Sono sempre linee singole, colori singoli, ma ce ne sono uno scatafascio per tutte le possibili combinazioni che nascono. Forse intuirete che andando sul carbonio, sul fluoro, sul neon, ho riempito questo orbitale P. Sono anche drasticamente diminuite i colori dei salti possibili, perché ho riempito delle scatole, gli orbitali contengono 2 elettroni, quelli S, e 6 elettroni, quelli P. Quando ho finito di riempirli, devo andare a capopagina e andare sul sodio. Chi è che lo sa cosa fa il sodio? Attiva il terzo orbitale S. E a questo punto la regola l'abbiamo capita, noi moderni, guardandoci indietro, riempiremo col magnesio l'orbitale S e poi andremo con l'alluminio al secondo P, via via col cloro, lo stiamo per finire, l'argon è un nobile che ha riempito il P, si ricomincia dal potassio che è un S, il carbonio che è un S, ed ecco che parte il D, un orbitale nuovo, con lo scandio. Nel D ci stanno la bellezza di 2, 4,
6, 8, 10 elettroni, eccoli qui, dopodiché si va al gallio e il gallio incomincia a riempire un P. Visto così è facile, ma Mendeleev non lo sapeva. E non lo sapevano nemmeno coloro che hanno inventato la meccanica quantistica. Agli inizi del secolo si vedevano gli spettri, immaginatevi senza avere questa modellistica in mano, era impossibile cavare fuori un senso a tutte le misure sperimentali che venivano fatte, a parte il caso dell'idrogeno in cui Bohr riuscì a fare questa semplice formula, ma che non si riusciva ad estendere a casi più complessi. Allora, perché il modello di Bohr funziona solo per l'idrogeno? Perché gli atomi di un certo elemento sono tutti uguali. Ciascun atomo di questa stanza di elio o di carbonio è uguale a qualsiasi altro atomo. Non siamo distinguibili sulla base dei nostri atomi. Sono complicati a piacere, ma sono identici. Com'è sta storia? Perché gli elettroni non collassano sul nucleo? Noi sappiamo che le comete prima o poi sbattono contro il Sole, anche la Terra lentissimamente perde energia e prima o poi, fra un numero infinito di anni, andrà a sbattere nel Sole, se il Sole prima non se la mangia morendo come stella. Cioè c'è un attrito piano piano che porta i corpi a collassare. Prendete un atomo di elio, oggi, domani, fra un milione d'anni, è sempre lì che gira. Vorticosamente, velocissimo, non perde un colpo, non invecchia mai. Com'è possibile che quando nei pianeti, nel macroscopico, in tutte le cose di cui che noi abbiamo nozione, le cose invecchiano, si collassano, si rompono, vanno a pezzi e gli atomi no, pur avendo un'attività così frenetica? Lì abbiamo avuto bisogno di alcuni geni, nel senso non biologico del termine, ma nel senso vero della parola geniale, personaggi straordinari. Sui 25 anni, tipicamente età media, se rifacciamo qui al discorso di Sergio, che certe idee rivoluzionarie vengono solo a quelli che arano un nuovo campo per primi, con evidenze e informazioni nuove, si chiamavano Heisenberg, De Broglie, Schrödinger, sono nomi famosi, poi hanno fatto tantissime cose, ma in quegli anni cercavano disperatamente un senso a questa incredibile, pazzesca situazione. E tenete conto che non c'erano le industrie farmaceutiche che gli chiedevano di capire il funzionamento dell'atomo, non c'era gli NFN, non c'erano, che ne so, chi voleva fare la bomba atomica, non c'era niente, erano totalmente legate alla curiosità di capire, di mettere ordine in questo gran casino, perché era un gran casino, tantissimi dati completamente incomprensibili. Ve la faccio breve. Ci hanno provato in tutti i modi possibili, dritto per rovescio, formule, complicazioni, la causa della formula di Bohr, non ne uscivano fuori. E siccome erano dei geni, hanno cambiato le regole del gioco. E hanno detto una cosa che io ripeterò parecchie volte stasera, perché è talmente lontana dalla nostra intuizione che ancora oggi, a 100 anni di distanza, 80 anni di distanza, non ci va giù. Perché hanno detto innanzitutto che la materia non è fatta di particelle, ma che percorrono, cioè non è fatta da particelle che percorrono traiettorie. Due cose mi mettono in crisi: non è fatta da particelle, non sono pallini da caccia e non percorrono strade, cioè fra qui e qui non percorrono una linea curva o retta che sia. Lo ripeto, non sono pallini da caccia e quando ve ne tiro uno non percorrono la parabola che va a sbattere sulla vostra testa. Lo ripeto la terza volta. Perché non potete accettarlo. Questa è una serata in cui gli effetti speciali di Spielberg vi sembreranno poca cosa, perché la natura è molto più sorprendente dei film di fantascienza. Loro hanno detto sostanzialmente che solo ciò che si può misurare ha un significato fisico. Per cui, se vi tiro un pallino da caccia, potete immaginarvi con una telecamera, lo filmo, tac, 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 lo misuro e quel pallino, che è una particella limitata, fa una traiettoria e vi sbatte sulla poltrona o sulla sedia. Ok, ma provate a filmare un elettrone, un protone. Vi servono particelle più piccole dell'elettrone e del protone che lo sbattono e vedono dov'è. Non ci sono.
Voi dite, ma non è un problema, io posso immaginarmi che ci potrebbero essere, ma non ci sono. Ok, non ci sono, ma se ci fossero mi permetterebbero di vedere la traiettoria e il posto in cui sta la particella. Ma siccome non ci sono, e questa è la rivoluzione concettuale, non posso neanche pensarlo. La natura non ha gli strumenti per verificare posizione e velocità e traiettoria contemporaneamente, a livello microscopico. E se non c'è la natura, il mio cervello può crearlo, può permettersi di far finta che ci sia. L'abbiamo fatto per millenni, o almeno per millenni, la traiettoria è un concetto che è da sempre che abbiamo in testa. Bene, è sbagliato, la natura non fa così. Ci torneremo su questo. All'inizio dissero una cosa ancora più semplice, la materia ha proprietà ondulatorie. Ora, le onde di mare, le onde della voce in questa stanza, più o meno le intuite di cosa stiamo parlando. L'onda associata a un pallino da caccia, l'onda associata a una particella elementare, perché un'onda? Non può essere un piccolo pallino da caccia, perché un'onda? Vediamo. Il problema incomincia già sulla luce. Nel 1690 dei altri geni, Huygens da una parte e Newton dall'altra, dibattevano di cosa è fatta la luce. Allora, Huygens, sulla base di esperimenti fatti molto precisamente, disse la luce erano fatte di onde, sono tutti gli effetti di diffrazione e di interferenza che anche noi vediamo con gli occhi, con i cannocchiali, con le ciglia chiuse. La luce è fatta di onde, tante dimostrazioni che ci sono le onde, ma Newton, che era legato anche al suo modo di vedere il mondo con le equazioni sue, non a caso, spiegò in modo molto serio no, che era fatta di particelle, perché alcuni esperimenti mostrano chiaramente che la luce è fatta di particelle. Gli esperimenti hanno dato ragione ad entrambe le teorie, mamma mia ragazzi, ma né una teoria puramente corpuscolare né una teoria puramente ondulatoria può spiegare tutti i fenomeni associati alla luce, non è possibile. Per cui, tirati per i capelli e per la giacchetta dalla natura, iniziarono a pensare in modo diverso dall'uomo della strada, dicendo ma forse è la stessa, allo stesso tempo, onda e particella, anche se non è chiaro cosa voglia dire, ma in alcuni esperimenti dimostra di essere di onda, in altri di essere particella, quindi la sua essenza è entrambe le cose. Nel 23, Louis de Broglie ipotizzò che le particelle di materia potessero avere proprietà ondulatoria e nel 27 fu verificato che gli elettroni possono mostrare proprietà ondulatorie, che quindi de Broglie aveva ragione. Stiamo parlando delle onde, quindi delle onde, per esempio, l'analogia all'onda di una sonora legata alla chitarra la cui corda oscilla, e sappiamo che la corda oscilla ed fa gli armonici, da cui le barrette sulla chitarra, solo quando ci sono delle lunghezze precise rispettate, e di fatto il fondamentale è legato alla lunghezza della corda e gli armonici superiori è un mezzo, un terzo, un quarto della lunghezza, corrispondentemente le ottave e via dicendo. Provate un attimo a mettere un'onda su un cerchio, una cosa che è un'onda, anche un'onda acustica, prima ancora che le particelle, mettetela su un cerchio che si mangi la coda. Il cerchio ha un perimetro legato al suo raggio, l'onda ha una sua lunghezza caratteristica. Bene, provate a mettere una particella che è un'onda, i cui minimi tornano ad essere sul minimo del giro precedente. Immaginate che sia obbligata a stare su un cerchio, per motivi che poi vedremo, i suoi minimi di quest'onda stanno, i nodi stanno lì, questo oggetto vibra senza avere nulla da perdere nello smettere di vibrare o da guadagnare, vibra per sempre perché i suoi nodi sono sempre lì e nelle sue ampiezze, a meno di attriti, continua a vibrare. Provate a fare in modo che vibri con una lunghezza d'onda in cui non c'è questo mangiarsi la coda, si spegne subito. Come quando fate su uno strumento a corde un'armonica che non c'è, vi si spegne subito perché non risuona con lo strumento, non si automantiene, occorre avere i nodi o agli estremi o coincidenti. Su un cerchio gli estremi coincidono con un nodo quando la lunghezza d'onda è proporzionale. Quindi l'esempio è molto pulito e de Broglie e compagni lavorarono proprio su questo. Solo che quando si fa in tre dimensioni
e non su una corda, non su un piano, ma nello spazio, questa banale richiesta di mangiarsi la coda e quindi sopravvivere, o non mangiarsela e quindi sparire, porta a questa meraviglia degli orbitali atomici. Sono semplicemente le corde di una chitarra in tre dimensioni. Sono i posti in cui una roba che si comporta come un'onda può stare, e quelli che sono bianchi sono i posti in cui non può stare. Quindi le onde in tre dimensioni sono o delle sferone o delle cose con questi lobi incredibili, e matematicamente tornano perfettamente con quella semplificazione che vi ho fatto prima con la corda di chitarra su un cerchio. Parliamo di geni. Heisenberg, che sicuramente merita questo titolo, scriveva a Pauli, che era uno dei suoi, che era il suo capo, il suo maestro: tutti i miei magri sforzi vanno nella direzione di eliminare e rimpiazzare adeguatamente il concetto di orbita che non possiamo osservare. Io credo che l'esistenza di una traiettoria nel senso classico può essere formulata in un modo profondo dicendo: la traiettoria diventa reale solo quando la si osserva. Immaginate un pallone tirato in porta, se io non lo osservo non mi va in porta, il calcio sarebbe finito subito, no? Quindi è chiaro che stiamo parlando di cose clamorosamente provocatorie, solo quando la si osserva. Nell'affermazione rigorosa della legge della causalità, se noi conosciamo esattamente il presente possiamo calcolare il futuro, non è la conclusione che è sbagliata, ma il presupposto. Noi non possiamo conoscere esattamente il presente. Altra bella sberla alla nostra intuizione, un calcolatore iperpreciso che conosce tutto e poi tutto. No, non può esistere. Perché? Perché la natura ci sta spiegando che le cose non stanno così. E fu così che Heisenberg, 23-24enne, immaginate oggi, introdusse, a 26enne, introdusse il principio di indeterminazione, che ha tre formulazioni diverse per diverse quantità fisiche. Limitiamoci a una, tanto il concetto è sempre lo stesso. Più precisamente la posizione determinata, ciò meno precisamente noto, il prodotto, velocità per massa, lasciamo la massa un attimo da parte, la velocità è nota, in quell'istante viceversa. È chiaro che se io non posso associare posizione e velocità, il concetto di traiettoria va a pallino. E se dico è qui, non so più da che parte sta andando. Se dico sta andando di là, non so più dov'è. Ora, questa roba qua la accettiamo perché è talmente piccola che non la vediamo. Che se accadesse a livello macroscopico sarebbe interessante degli effetti. Ben sappiate che la meccanica quantistica vale a tutte le scale, anche a quelle macroscopiche in opportune condizioni. Bene, si parlava di giovani e di anziani, di pregiudizi e di novità. Nel 1927 i capoccia erano Einstein, Lorentz, quello delle trasformazioni di Lorentz, Niels Bohr, che vedete qui è già un signore maturo, Max Planck, che è un signore attempato, quello che inventò tantissime cose sulla termodinamica in particolare, oltre che la costante di Planck, e poi c'erano dei giovincelli come De Broglie, Heisenberg, guardate Heisenberg, Schrödinger, in ultima fila, perché chiaramente nelle foto stanno davanti quelli importanti, no? Heisenberg va a trovare Einstein, un incontro importantissimo per la storia della fisica in particolare, ma anche per poi quello che sono detti. Heisenberg dice a Einstein: non possiamo osservare le orbite degli elettroni in un atomo. Ora, perché una buona teoria deve basarsi su quantità osservabili? Direttamente, ho pensato fosse opportuno restringere la mia analisi alle quantità misurabili, usandole per rappresentare le orbite degli elettroni. Einstein si infuriò,
ma non crederai davvero che solamente ciò che sia osservabile debba far parte di una teoria fisica? Einstein ragionava con la geometria, con la bellezza della matematica, con gli enti platonici. Einstein era un grandissimo fisico, ma ragionava in cui tutto era perfettamente, non c'erano buchi, non c'erano spazi vuoti, era tutto perfettamente collegato dalla geometria, una geometria eventualmente complicata, eventualmente non euclidea eventualmente, ma tutto fatto in un contesto di perfetta geometria e perfetta analisi. Il buon Heisenberg, che certamente non era l'ultimo arrivato, disse: ma non è esattamente quello che lei ha fatto con la teoria della relatività, quando abolì il concetto di velocità infinita. Einstein disse: che è sta storia che io posso aggiungere velocità, 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 velocità con trasformazioni di Galileo e arrivare all'infinito? Ci deve essere un punto in cui le cose si fermano. Buttò al mare questo concetto sbagliato che si possa estendere all'infinito e dimostrava, dimostrando che prendendo la velocità della luce come velocità limite, cambiava tutto nello spazio e nel tempo, buttando quindi a mare un concetto che nella testa dei matematici può esistere, l'infinitamente veloce, ma non esiste assolutamente nella misura. E lo prese in castagna e dice: forse ho usato questo tipo di ragionamento, disse Einstein, ma ciò nonostante tutto questo è senza senso, in realtà è proprio l'opposto che accade, è la teoria che decide quello che possiamo osservare. Il grande fisico rincoglionito. Che cosa ci dice il principio di indeterminazione? Lo ripeto perché non penso l'abbiate capito, non l'ho capito nemmeno io, cioè lo ripeterò più volte. Non è possibile definire la traiettoria di una particella non per limitatezza sperimentale, ma per motivi fisici fondamentali. Questo è molto importante. Nulla al mondo, nulla al mondo, nulla al mondo, nulla al mondo ci può dire contemporaneamente due informazioni necessarie per la traiettoria, posizione e velocità. La traiettoria non esiste nel suo divenire. Esiste nel suo compimento, ma non nel suo divenire. Ho cercato di fare alcuni esempi per cercare di farvi capire questa cosa che non è comprensibile, perché noi siamo abituati fin da piccoli a traiettorie prevedibili. Se non sapessimo prevedere dove va un aeroplano, sbatterebbe contro il primo ostacolo e via dicendo. Se non sapessi tirare il pallone mirando, andrebbe sempre fuori porta e via dicendo. Allora ho cercato di portare l'esempio di un film Wanted, dunque, in cui io sono un negato per gli attori. Questo è Harrison Ford. Scappa, 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 scappa. Tutto dall'inizio alla fine del film continua a scappare. E questo mi sfugge sempre il nome. Come si chiama? Tommy Jones. È il cattivo, poliziotto integerrimo, crudele, cinico, ma che vuole prenderlo a tutti i costi. Il film è una corsa fra i due. Il fisico che vuole vedere la traiettoria dell'elettrone è lui, nel senso che farà tutto il possibile per definirne le proprietà, posizione e velocità. E lui è l'elettrone che scappa come un matto. Ora, vi ricordate la scena in cui c'è l'autoambulanza che cade, si spacca tutto, lui riesce a scappare, Kimball, e incomincia a scappare. Poco dopo, circa un'ora dopo, il poliziotto lo sa. Cercatelo dappertutto. E chiaramente nell'attivare la ricerca, che cosa ha fatto? Lo cercano di più nelle zone vicino al posto in cui l'autoambulanza si è rotta, e però potrebbe aver preso un'automobile e aver fatto 50 km e quindi devono cercarlo anche in posizioni particolari, meno probabili ma più lontane. Bene, voi dite, ma Richard Kimball da qualche parte sarà pure, e qui che casca la nostra logica. La risposta di Schrödinger è no. Finché non lo prendo, finché non lo pizzico, è contemporaneamente dappertutto. Lo so che è insostenibile, ma è nel caso di Kimball, siccome Kimball è un uomone grosso e quando passa nei campi piega, rompe le frasche, lascia le impronte, quindi quando lascia le impronte è lì, perché poi c'è traccia, è osservato.
però l'elettrone fa proprio, non lascia traccia, e quindi quello che per l'elettrone è essere dappertutto, per Kimball ho cercato di farla vedere come questa funzione che è grande vicino al punto in cui lui si è scappato ed è piccola nei bordi. La meccanica quantistica può forse spiegare un sacco di cose. Parlavo ieri con Giorgio Valortigara del fatto che forse le decisioni che prendiamo in ultima analisi sono esitanti o imprevedibili proprio per il fatto che siamo fatti di incertezza, per esempio l'incertezza nell'amare o non amare una persona, a parte queste battute, voglio dire, è sicuramente soggetto che si applica dappertutto. Ora facciamo alcuni esperimenti, perché vorrei farvi spiegarvi ancora meglio di cosa stiamo parlando. Prendete questo signore che spara dei proiettili su due fessure di una piastra di piombo. I proiettili, se non rimbalzano indietro, vanno o a destra o a sinistra, fanno un percorso, è ovvio, che vuoi che succeda? Bene, non è così, cioè è così per i proiettili, non è così per le particelle. Luce e materia condividono le stesse proprietà complementari di essere onda e, l'avete capito a questo punto, particella. Adesso facciamo un paio di esperimenti di carattere simulato e poi uno vero. Allora, prendiamo questo cannone laser, come questo, è un laser come questo, quindi fa esattamente le stesse cose, ma lo accendo qui, e quello che faccio è muovo queste fessure. Osservo quella che si chiama figura di interferenza, che è legata a quello che accade a un'onda. Un'onda arriva, vedi i buchetti, continua e va a rimaterializzarsi, a riformarsi sullo schermo con queste righe. Potete farlo con degli scogli della scogliera al mare, potete farlo con l'acqua dentro una bagnarola. Le onde, quando trovano due ostacoli che hanno due fessure, si comportano proprio così. Va bene. È un pochino meno intuibile che lo facciano gli elettroni. Prendiamo un cannone a elettrone, un acceleratore di quelli di cui ci parlava prima Sergio Bertolucci, e facciamo un esperimento analogo. Questo è il cannone che io accendo. Chiaramente il cannone spara particelle, elettroni, le spara una alla volta. Ora io non so se lo vedrete, ma adesso queste due barre sono lontane. Vi ricordate che quando le due fessure sono lontane sono tante linee verticali vicine, e viceversa, quando io metto le due cose vicine, vedete che appare questa colonna e questa colonna e questa colonna? Sono dei fosfori che si accendono e si spengono, ma ognuno da un puntino, un elettrone è arrivato lì e poi l'ho spento, un altro lì. A causa di queste fessure, il mitragliatore di cui prima vi facevo vedere fa solo due righe, ne fa svariate, e la distanza fra le due righe, che poi diventeranno 3, 4, 5, rifacciamo l'esperimento, qui dovranno comparire più righe, e infatti con un po' di pazienza le intuite. Ma vi ho detto che faremo un esperimento vero, e a questo punto andiamo a prendere l'esperimento vero. L'esperimento vero è quello che chiamano l'esperimento più bello del mondo, fatto negli anni 70 a Bologna, e devo andare al minuto 3 qualcosa, facciamolo partire un attimo, in cui hanno filmato proprio gli esperimenti. Qui togliamo il coso, andiamo al minuto 3 e qualcosa. 1, 2 e 3, eccolo qua. Ecco, questa è una doppia fessura fatta con un campo magnetico, c'è una sorgente di elettroni che passano in questa doppia fessura. Questo campo elettrico, forse più che magnetico, se non mi ricordo, o elettromagnetico, può essere modulato in modo tale che le fessure sono più lontane o più vicine. È lo stesso esperimento. Quello che si osserva sullo schermo
sono questi. Ogni puntino è un elettrone che arriva e chiaramente vanno solo in certe posizioni, lasciando dei bei buchi vuoti, esattamente come un'onda, ma sono particelle. Questo esperimento l'hanno fatto 30 anni dopo Heisenberg, De Broglie e gli altri, ma mostra in modo assolutamente, clamorosamente evidente ciò che la predizione misteriosa, affascinante della meccanica quantistica prevede. Questa animazione lo mostra di nuovo in un modo qui artificiale. Prima mandiamo delle particelle che si comportano come tali, passano dai buchi sbattendo sui bordi e fanno sostanzialmente due linee e poi un po' di sporcizia, dipende quanto è largo l'emettitore iniziale. Comportamento da pallino da caccia emesso, questo è il comportamento di un'onda di acqua, un'onda sonora, arriva e viene riemessa nella forma di un'onda interferenziale ed essendo un'onda fa delle precise bande verticali. Lo osservate nelle scogliere del mare, alla Bagnarola, se fate un esperimento. Questo è questa misteriosa cosa quantistica che passa attraverso e si riforma in un punto, ma poi lo rifà in un altro punto, e di nuovo, tante volte, e alla fine compaiono solo delle bande. Guardate cosa accade se io pretendo di andare a vedere dove è passato, metto un osservatore che lo vede se passa da una parte o dall'altra. In tal caso posso capire da che parte passa, ma mi scompare la figura di interferenza, è tornata una particella, perché io ho messo un pezzo di informazione in più, o da una parte o dall'altra, ma se non guardo passa da entrambe le parti. È ben misterioso questo, no? Bene, questo è quello che accade ogni istante della nostra vita nei nostri atomi, no, perché mi sono fermato di andare avanti, ah sì, qui. E quindi andiamo adesso a fare un po' di musica. Capirete ora perché parliamo, perché ho accompagnato alcune di queste slide con le suite di Bach suonate da Casals. Perché tutto questo riguarda strutture armoniche, configurazioni in cui l'onda, la lunghezza d'onda, il riprendersi per i nodi, giocano un ruolo fondamentale. Ogni nostro atomo ha al suo interno questa meraviglia di complessità che gli dà stabilità e vita eterna, perché è tutto talmente stabile, perché non può fare altrimenti, non può decadere. Non c'è nulla di meno, è tutto alla base, sotto ciò non ci può stare niente, se non le particelle separate, ma se stanno assieme possono solo danzare così, e sono descritte da formule matematiche perfette, bellissime, meravigliose, che però sono basate su particelle che si comportano come onde, e lì sta il grande mistero. Bene, una roba del genere che sta sotto il nostro sedere dalla mattina alla sera, ci forma in tutti i dettagli, ma noi non ci pensiamo, è alla base di tantissime cose. Quando un atomo riceve o emette un elettrone, queste zone, che si chiamano orbitali, cambiano, prendono forme nuove, forme calcolabili, precisamente con le equazioni della meccanica quantistica. Cosa è successo? Ecco, mi ha fatto crash, lo sapevo. Questo non è un effetto quantistico. Proviamo a ripartire e a saltare quella slide. Questi sono i computer di oggi, vediamo un po'. Non è questa. Scusate, ma
Beh, dove si... Ah. Eccoci. Ok, riprendiamo da qua. Da qua. Speriamo che tenga. Quando due molecole si avvicinano, complicate, con tanti atomi di cui sono formate, si creano nel loro avvicinarsi orbitali nuovi in cui combinano gli elettroni. Questa è la chimica è combinare elettroni. Vi ricordate gli orbitali pi, sigma, qualcuno di voi si ricorderà certamente. Bene, quello che sta accadendo, i legami sono la condivisione di queste zone più complicate di prima, perché ci sono molte più particelle in gioco, rispetto agli elettroni che sono condivisi. Ci sono effetti meravigliosi, l'effetto tunnel. Una particella non può aggirare un ostacolo, provate a tirare una scarpa contro il muro, torna sempre indietro. Un'onda sì, provate a tirare una secchiata d'acqua contro il muro, l'acqua in qualche modo, tanta acqua, riesce a passare dietro. E quindi, se noi prendiamo un muro e prendiamo una particella che ormai vi sarà familiare, un'onda, non, nessuno di voi pensa più che una particella sia un pallino da caccia, quindi è evidente che è un'onda, lei sbatte contro la parete e guardate cosa accade. Un po' di sta roba, di cui essa è fatta, quest'onda misteriosa, riappare dalla parte opposta. Ora, se per un istante pensate che questa onda, quando viene vista, è una particella, bene, la particella è distribuita su tutta questa onda. E io la vedo, in alcuni casi la pizzico che torna indietro, in altri casi la pizzico che è passata attraverso il muro. Letteralmente attraverso il muro. È l'effetto tunnel. Molti dei transistor che abbiamo nel telefonino si basano su questo effetto, quindi funziona benissimo. Le scarpe non passano nei muri, ma le particelle passano nei muri. E come? Una particella ultra un nucleo, ma essendo un'onda, ricompare in parte dietro. La particella è la totalità dell'onda, prima che la pizzico, ma ogni tanto la pizzico dietro l'ostacolo. Solo le onde possono fare questo. Le applicazioni della meccanica quantistica sono infinite, anzi, essendo la base di tutta la fisica, verrebbe da dire quasi... Tutto ciò che ha a vedere con gli atomi e la luce, ma non solo, se pensate che non basti, ditemelo. Il laser, che cos'è il laser? Beh, penso che lo sapete, se non lo sapete lo guardiamo un attimo. Il laser è luce, luce molto ordinata, ordinata perché è legata a un processo quantistico. La luce di una lampadina ha tanti colori ed è diretta in tante direzioni. La luce del sole è una lampadina lontana che fa anche lei parecchi colori sul giallastro, ma quasi tutti ci sono. La luce monocromatica è una lampada da discoteca che dà solamente con un filtro, ma manda in tutte le direzioni. Un laser è monocromatico e ordinato, sono tutte le onde che escono assieme. Questo oggetto che costa pochi euro mi emette delle onde elettromagnetiche in perfetta fase, con cui si possono fare cose meravigliose. Come sapete, il laser ha cambiato un sacco di cose. Mi permette di leggere le cose, il codice a barre, mi permette di intervenire su medicina, mi permette di saldare, mi permette di leggere le codici bancari, fare i CD. Tutto laser. Senza il laser queste cose non sarebbero possibili. I raggi X sono un tipo di luce legata alla meccanica quantistica. E quindi quando io vado a vedere dentro la mia mano per vedere le ossa con una macchina che emette raggi X, sto facendo esattamente un'applicazione della meccanica quantistica. La fisica nucleare subnucleare, abbiamo parlato in varie occasioni in questo festa,
è tutta, 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 tutta basata sulla meccanica quantistica. Siamo oggetti molto, molto piccoli. Più è piccolo l'oggetto, più la meccanica quantistica domina, al punto che dentro un protone non sappiamo metterci le mani, tanto è alta la valenza del principio di determinazione. È il principio di determinazione, la sua essenza, la fisica nucleare. Richard Feynman, grandissimo fisico teorico, oltre che un grandissimo divulgatore, negli anni 60-65, poco prima di morire di cancro, scrisse un articolo intitolato «C'è un sacco di spazio laggiù». Disse sostanzialmente che la fisica trattava le particelle singole, la fisica nucleare, le particelle, trattava i sistemi complessi, ma c'è una scala legata a poche decine o centinaia di atomi assemblati assieme che sentono fortemente le leggi della meccanica quantistica, su cui ancora non si sa, non si sapeva niente. È il profeta delle nanotecnologie. Oggi lavoriamo con gli atomi uno alla volta, li riusciamo veramente a pensare, a strutturare, a simulare, a misurare. I nanotubi, i nanocarbonio, il grafene, queste parole che sentite dire molto spesso, sappiamo simulare il comportamento di una palla di carbonio mentre si forma. Questo è un simulatore del computer che rispecchia molto bene ciò che noi sappiamo degli atomi. Voi mi direte, ma com'è questa storia che gli atomi sono dei punti ben precisi? Attenzione, il principio di determinazione si applica all'interno di queste palle rosse o blu, o all'interno di questi tubuli che legano le particelle. La palla di grafene complessiva è sufficientemente grande da sembrare un pallino da caccia, è a un livello più basso che domina la meccanica quantistica. Questa è una delle cose più meravigliose. Avete presente il microscopio a effetto tunnel con cui hanno avuto il premio Nobel 7-8 anni fa? Prendete una punta metallica molto molto lunga e sottile, che termina con una punta con pochi atomi, una punta deve finire prima o poi con pochi atomi. Mettetela a una distanza finita, dell'ordine dell'angstrom, da un nanotubo, quell'oggetto con pochi atomi di carbonio, e fate un bel vuoto in mezzo. Arriva un singolo elettrone, che ormai siamo familiari, un singolo elettrone è un'onda che si sta propagando dentro il metallo. Arriva qui, c'è una discontinuità, c'è il vuoto. Parte e torna indietro, ma parte per effetto tunnel, si ridistribuisce dentro il nanotubo, per cui con una certa efficienza gli elettroni saltano dentro e quando li vado a cercare sono lì. Questa è la base del microscopio a scansione che permette oggi di osservare gli atomi uno alla volta, manipolare gli atomi, avere una precisione di osservazione della natura che è incredibile. Si possono vedere le superfici con un dettaglio pazzesco, manipolare gli atomi, e gli atomi, tra le altre cose, sono molto... forse qui devo andare avanti un attimo, se ci riesco. Non ci riesco. Si possono manipolare gli atomi, e che per la prima volta sono visti dove diavolo sono. Notate che in questo video gli atomi non sono definiti con precisione, sono dei blob dentro cui non è possibile vedere gli elettroni che girano, per il motivo di prima. Però come insieme, quando io non sono molto preciso, mi appaiono come degli sferoidi. Si possono fare applicazioni le più incredibili, memorie basate su poche decine di atomi intrappolati, si possono rilasciare le medicine con dei contenitori a tempo, si possono fare nanomotori, nanomeccanismi, si possono fare delle cose come queste che io trovo particolarmente meravigliose. Sapete le proteine di cui sono pezzi fondamentali del nostro organismo? Ce ne sono poche, sono molecole molto grosse, solo alcune sono importanti, quelle che ci servono, qualche centinaio, forse un migliaio, non di più. Bene, oggi si riescono dai primi principi a simulare queste lunghissime catene di atomi, che sono anche per certi versi simili al DNA, e nella loro evoluzione, il folding, l'unfolding, sono prodotte diritte dal meccanismo di replica del DNA e poi si piegano di colpo per diventare con la forma esatta che serve ad attivare certi processi. Ve lo rimostro questo. Questo è un oggetto che fa un nodo. Vedete alla fine...
il pezzo blu entra dentro. Se quel nodo non c'è, questa proteina non serve a niente. Quel nodo ci deve essere ed è calcolabile grazie ai principi della matematica quantistica, dai primi principi. Questa proteina invece ha questo gancio che si chiude e viene bloccato. Quando è aperto taglia i pezzi del DNA. Quando è chiuso non lo fa, è disattivato ed è chiuso in modo con un blocco che impedisce che si riapra a caso. Oggi capiamo queste cose grazie alla meccanica quantistica. Ho finito, spero di avervi dato un'idea di perché questa scienza è incredibilmente affascinante. Il fatto che non la conosciamo, che la maggior parte di persone di noi non la conoscono, ci rende la vita più facile e tranquilla, perché pensare che tutto ciò che siamo è fatto così crea qualche piccolo disturbo.